Buongiorno a tutti, sono appena partito dal Sagersboden, dalla Seggiovia, e sto salendo verso la Valle del Vannino, in direzione del rifugio Margaroli, poi verso il lago Busin, inferiore, e poi l'idea, se tutto va bene, sarebbe quella di andare in cima al Monte Giove. Qua lungo il primo tratto di partenza si ha già una bellissima vista sulla cima del Monte Giove, dritta davanti a me. Per raggiungere la cima bisogna girare tutto quanto la montagna sulla destra. Là in lontananza si vede la punta dell'Arbola, che però anche oggi, come l'ultima volta, è un po' nascosta dalle nuvole. Vediamo se poi con la giornata la visibilità migliora. Dopo un primo pezzettino di un quarto d'ora 20 minuti sulla jeepabile piuttosto ripida anche, in mezzo al bosco, la strada spiana un pochino, raggiunta la Valle del Vannino e si comincia anche ad aprire un pochino la vista, anche se anche oggi è un pochino nuvolo. Dopo un primo pezzettino si arriva a una deviazione dove si può attraversare il ruscello per andare al rifugio Miriam, mentre invece io continuo sulla jeepabile principale verso il lago del Vannino. Io vengo dalla Formazza, in quella direzione c'è la mia meta che però non si vede, rimane coperta. Io devo fare il giro dietro tutte queste montagne, passando prima per il lago del Vannino che è là in fondo a questa valle. Qui sono arrivato a un bivio, scendendo da questo versante si arriverebbe al Passo del Gallo, andando dritti invece si va verso la diga del lago del Vannino, che si vede proprio qui davanti con appena sopra il rifugio Margaroli, mentre invece là in alto si vede già anche la diga del lago Sruer, che è appena più alto rispetto al lago del Vannino. Qua ormai sono praticamente arrivato al rifugio Margaroli, che è appena là sopra, poi lassù in alto si vede il Passo del Vannino, mentre invece più a destra il punto dove ero andato nell'ultima gita, dove ci sono le guglie delle Bendum. Le guglie vere e proprie non si vedono perché rimangono sull'altro versante, però si riconosce già il colore della roccia. Bene, sono quasi arrivato alla diga del lago del Vannino, dove c'è il rifugio Margaroli. Questo primo pezzo del sentiero è molto facile, tutto sulla jeepabile, però comunque è abbastanza piacevole, aperto, panoramico e con qualche animale che spunta.
là dietro al rifugio Margaroli. Salendo su questa valle si va verso il passo del Nefelgiù per andare verso Riale, lassù in alto il passo del Vannino e io seguo lungo il lago andando in direzione la stessa direzione che va verso l'Alpe d'Evero. Passata la diga, il sentiero continua costeggiando il lago, molto facile, molto pianeggiante, però i cartelli indicavano ancora 3 ore e mezza per la cima, quindi è sicuramente ancora un percorso piuttosto lungo se riesco ad arrivare su. Dall'altra parte del lago si vede il sentiero che porta all'Alpe d'Evero attraverso la Scatta Minoia, mentre invece il sentiero che sto facendo io porta verso l'Alpe d'Evero seguendo la bocchetta della valle. Dopo la deviazione dal lago il sentiero diventa decisamente più ripido, anche se comunque è tracciato benissimo, e sarà così fino al prossimo lago, che è il lago del Busin. E adesso salendo sta spuntando un po' fuori la punta d'Arbola, si vede là in alto la cima che si affaccia sulla destra verso la Val Formazza con il ghiacciaio del Sabbione. Speriamo che il tempo tenga e che sia bello anche da sopra. E là in fondo il Pizzo del Costone, quella punta là, che bisogna percorrere per poi scendere sulla sinistra e andare alle guglie delle Bendun, che sono là dietro, salendo dal rifugio di Somma Lombardo. E qua salendo, davanti a me ormai si vede la conca dove ci sarà dietro il lago del Busin, tra una decina di minuti. Circa 300 metri di dislivello, quindi è un po' faticoso, ma il sentiero è molto facile, è ben battuto e non è neanche esageratamente pendente. Poi dal lago ci sarà il bivio per andare verso il Devero oppure continuare verso il Monte Giove. Adesso dovrò raggiungere il petto della riva e poi girare sulla sinistra puntando verso la cima se ce la faccio. Superato il passo del Busin, il sentiero fa perdere un po' di quota per andare verso il lago, però è solo una ventina di minuti fino alla diga, quindi poi pensando anche al ritorno in salita non sarà una fatica eccessiva.
sentiero che costeggia il lago Busin segue un percorso molto umido, ricco d'acqua, dove c'è una discreta vegetazione e anche qualche anfibio. Passo che è lassù in fondo, sono finalmente arrivato praticamente al petto della diga, poi da lì il sentiero piegherà in salita sulla sinistra. Qui è l'Alpe Busin, dopo l'edificio dell'Enel della diga, c'è anche un piccolo bivacco con alcune brandine che può essere utilizzato per dividere la giornata in due. Fuori c'è anche l'acqua se serve. Da qua non sembra, ma mancano ancora 450 metri di dislivello per la cima, quindi è ancora un po' lunga poi dalla diga. Superati i prati si entra in una pietraia, ma la pista continua a essere tracciata benissimo, è piena di segnavia. Sono a 2700 metri e manca ancora l'ultimo pezzettino, l'ultimo strappettino fino ai 3000 della cima. Qua davanti si vedono benissimo adesso il trittico del Pizzo di Ei, che è questo qua davanti, il Cistella e il corno del Cistella che si vede là in fondo. Poi in secondo piano si vedono benissimo anche le Alpi, i 4000 delle Alpi. Là in fondo si vede la punta Grober con poi la parete est del Monte Rosa, si vedono benissimo tutte le cime, da Lagnifetti, Zumstein, Dufour e Nordend. Là dietro spunta la cima dell'Iskam, sia orientale, quella a sinistra, che occidentale, quella a destra. Questo qua è lo Stralorn e questo qua tutto roccioso è il Rimfishorn.
Wow, un po' di fatica, ma ne vale la pena. Ormai c'è l'ultimo strappetto davvero, il panorama si sta aprendo stupendo. Spero che non ci siano nuvole dal versante della Formazia e della Svizzera. Il versante dell'Ossola è bellissimo invece. Là in fondo la diga del lago Busin, qua tutta la salita che ho fatto dal lago e adesso là si vede benissimo l'arbola stupenda, la cima del Monte Giove. E là in fondo l'immancabile super dettaglio sulle cime della Val Grande, quella lì che spunta in secondo piano è la Zeda, mentre invece quell'altra che spunta adesso al centro dell'immagine è la Marona. Poi là in fondo si vede il Trittico, Marsicce, Corte Chiuso, Laurasca, poi tutta la cresta che continua e là in fondo si vede addirittura la cima del Pedum. Arrivati qua la fatica è completamente ripagata. Le Alpi, meraviglioso. Eccomi in cima a 3000 metri, che spettacolo. Là in fondo l'alta Val Formazza, si vedono il lago Kastel, è il lago del Toggia, nella zona del rifugio Maria Luisa, mentre invece più in là si vede la cima del Blindenhorn e poi qua davanti la bellissima cima dell'Arbola. Ma si mette che abbraccia, no? Però si mette che prende lui. Il percorso di oggi, da là in fondo dove c'è l'arrivo della seggiovia del Sagersboden, ho fatto tutto il percorso di qua fino al lago del Vannino, poi ho girato dietro al Monte Giove fino a raggiungere la diga del lago Busin, adesso tutta questa salita fino alla cima. Dopo una bella pausa super panoramica sulla cima, un po' affollata, ma vabbè, con una giornata così ci sta, inizio la mia discesa che sarà lungo lo stesso percorso dell'andata. Bene, qui con alle mie spalle la punta d'Arbola tiro le conclusioni di questa giornata, che non è ancora finita perché manca ancora un bel pezzo fino alla fine della tappa, ma tiro adesso le conclusioni. È stato un percorso abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico,
invece non ci sono difficoltà dal punto di vista tecnico, c'è solo la pietraia che è un pochino disagevole, ma niente di che, però è un po' faticoso, però la fatica è completamente ripagata dalla parte in alto, da una vista meravigliosa, quindi il sentiero è assolutamente consigliato, solo se c'è una giornata di bel tempo ovviamente, perché sennò non vale la pena di arrivare su, fare una fatica così e poi non vedere niente. Bene, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento a qualche altra camminata. Ciao a tutti!